Viviamo maggio con Maria. 10 maggio rallegra i nostri cuori. Padre Caterini ci ricorda che quando dirigeva i pellegrinaggi dall'Italia alla Salette si fermava per la messa e il pranzo nel devoto santuario di Nostra Signora del Laus. Qui si venera una bellissima statua in marmo bianco. La Madonna con un braccio tiene Gesù bambino e con l'altro allontana da noi un frutto. La spiegazione è semplice, ci allontana il frutto della morte e ci offre Gesù il frutto della vita. Del resto, la prima volta che nel Vangelo si incontra il nome della Madonna è subito indicata come un annuncio di gioia. L'angelo dell'Annunciazione dice a Maria: Rallegrati, gioisci, o piena di grazia. Quando poi va da Santa Elisabetta, riempie quella casa di una gioia sconfinata. Persino il bambino in seno a Santa Elisabetta sussulta di gioia. E Maria canta la sua gioia col suo festoso Magnificat. Ecco che cos'è la devozione alla Madonna, causa Nostra Letizia. È una bella invocazione nelle litanie lauretane. Causa Nostra Letizia. La devozione alla Madonna, oltre a tutto quello che stiamo dicendo in questo mese, ha un non so che di festoso, di gioioso, che non hanno le altre devozioni. Tutti i 31 giorni del suo bel mese sono i giorni di festa. Basta entrare in un santuario mariano, quant'aria di festa con le campane, i fiori, gli stendardi. I santi hanno detto che perfino il nome rallegra e ricorrono a quel curioso artificio Ave, Eva, Ave. Rappresenta le spine, il dolore, il pianto. Ave rappresenta le rose, la gioia, il canto. Eva ci ha fatto perdere il paradiso qua giù. Ave ce lo ha riportato, portando Gesù. Eva ha aperto la valle delle lacrime. Maria ha aperto la valle della felicità. Fioretto, cercherò di vivere la presenza di Gesù e di Maria, fonti della vera gioia. Pregherò se la tristezza è in agguato, giaculatoria, madre della gioia, prega per noi e per tutti i figli tuoi. Preghiera a Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madre di misericordia, guarda a noi con intenso amore. Ora più che mai ne abbiamo bisogno. La terra che tu stessa hai conosciuta è piena di tristezze. Proteggi quanti turbati dalle difficoltà o avviliti dalla sofferenza sono presi da sfiducia e da disperazione. A coloro a cui sembra che tutto vada male, dona conforto, suscita in loro la nostalgia di Dio e la fede nel suo infinito potere di soccorso. Volgi il tuo sguardo a coloro che non sanno farsi amare e che la gente non ama più. Consola coloro a cui la morte o l'incomprensione ha strappato gli ultimi amici e si sentono terribilmente soli. Abbi pietà delle mamme che piangono i loro figli perduti o ribelli o infelici. Abbi pietà di quanti non hanno ancora un lavoro e sono nell'impossibilità di dare ai loro figli pane abbondante e serenità, che la loro umiliazione non li abbatta. Dona loro coraggio e tenacia nel riprendere giorno per giorno la propria avventura, nell'attesa di giorni migliori. Guarda benigna coloro che, illudendosi di aver raggiunto qua giù lo scopo della vita, ti hanno dimenticata. Sii buona con coloro a cui Dio ha donato bellezza, beni e forti sentimenti, per
perché non sciupino questi doni in così inutili e vane, ma con essi facciano felici coloro che ne sono sprovvisti. Ama finalmente coloro che non ci amano più. Maria, Madre di tutti noi, donaci speranza, pace, amore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera trovata nella chiesa di San Giovanni Rotondo.